Ti sei mai chiesto che cos'è l'hosting e quale servizio sia migliore per te? Io sono Luca Rodino di SiteGround e oggi vedremo le tipologie di hosting esistenti e quelle più adatte alle tue necessità. Una delle domande che viene fatta più spesso è: qual è l'hosting migliore? Ebbene, questa domanda non avrà mai risposta e in realtà non è neanche una domanda tanto corretta, nel senso che sarebbe come chiedere quale automobile è la migliore al mondo. Tutto dipende dalle nostre necessità e proprio dalle necessità partiremo per vedere quale servizio di hosting è più adatto a noi. Quando dobbiamo selezionare un hosting per il nostro progetto, dobbiamo innanzitutto conoscere il nostro sito e ci sono tre elementi fondamentali da tenere in considerazione. Qual è il peso del nostro sito o quale sarà il peso del sito che andremo a creare? Quindi quanto spazio occuperemo? Seconda cosa, quante visite abbiamo al momento o quante visite ci aspettiamo di attirare? Terzo elemento, le applicazioni che vengono utilizzate per creare il sito. Utilizziamo WordPress? Utilizziamo Joomla? È un sito scritto in codice? Questi tre elementi sono fondamentali per il prossimo passo. Una volta che hai ben chiari gli elementi fondamentali del tuo sito, è tempo di guardare le tipologie di hosting esistenti. In realtà esistono tantissime tipologie di hosting, ma se sei un freelance all'inizio o hai un sito di piccole e medie dimensioni, il mio consiglio è di guardarne solo due o tre che faranno il caso tuo. Il servizio di hosting più utilizzato al mondo è l'hosting condiviso. L'hosting condiviso è un servizio economico, ma occhio che economico non vuol dire non di qualità. Anzi, se sei un freelance agli inizi o hai un sito di piccole e medie dimensioni, io consiglio vivamente di andare a guardare quelli che sono i servizi di hosting condiviso. Un servizio hosting di qualità superiore è il cloud hosting. L'hosting cloud è un servizio che serve a chi ha grandi siti, e-commerce o per chi gestisce i siti dei propri clienti. Quindi è un servizio costoso e non adatto a chi è agli inizi. Esistono anche tanti servizi di hosting totalmente gratuiti. Un esempio è WordPress.com, da fare attenzione a non confondere con WordPress.org. I servizi di hosting gratuito sono sicuramente interessanti per chi ha gli inizi, ma fate molta attenzione alle limitazioni che essi impongono. Infine, una menzione speciale per gli hosting specializzati. Un hosting specializzato è per l'appunto specializzato in una determinata app. Questo vuol dire che se stai creando un sito, per esempio con WordPress, sarà per te interessante andare a cercare un hosting specializzato in WordPress. Questo ti permetterà di avere dei servizi o dei tool specifici per quell'applicazione e che sicuramente ti aiuteranno a gestire e a sviluppare al meglio il tuo sito web. Una volta che conosciamo il nostro sito e che conosciamo le tipologie di hosting esistenti, è tempo di guardare che cosa offre il mercato. Nello scegliere un hosting, io terrei in considerazione quattro elementi fondamentali di servizio, che sono la sicurezza, la velocità, l'assistenza e i cosiddetti facilitatori. Per quanto riguarda la sicurezza, ci sono degli elementi essenziali che ogni hosting provider deve offrire. Per esempio, i backup e i ripristini gratuiti, l'SSL per certificare che il vostro sito sia sicuro, e infine gli anti-bot o gli anti-hack. Anche le performance e la velocità sono fondamentali per un servizio di hosting. Esso infatti è legato direttamente al ranking Google. Un servizio di hosting deve fornirvi servizi per la velocità come una CDN e il caching, e in più offrire diversi servizi di ottimizzazione che vi permettono di migliorare le performance del vostro sito web. Terzo elemento fondamentale per un hosting è l'assistenza. L'assistenza dovrebbe essere fornita H24 e 365 giorni all'anno, ancor meglio se con risposta immediata. L'assistenza può essere fornita su diversi canali e può essere in italiano o in diverse lingue. Esistono infine servizi che io definisco facilitatori. Essi sono servizi correlati direttamente all'hosting, come la gestione delle mail, dei domini e dei sottodomini. In più, alcuni hosting provider includono strumenti come installazione one click di alcuni CMS o trasferimenti rapidi di un sito da un provider all'altro. Per riassumere, l'hosting è un elemento fondamentale per il tuo successo online. Esso si occupa della velocità e della sicurezza del tuo sito e ti offre diversi strumenti a supporto della gestione di esso. Esistono diverse tipologie di hosting, devi solo trovare quella più adatta alle tue esigenze. Qualunque sia l'hosting che tu sceglierai, sarà un elemento fondamentale che ti darà spazio per la crescita del tuo progetto online.